Sono convinto che la mente umana possa arrivare a spingersi davvero oltre ogni minimo limite, oltre ogni limite consentito, e nell'esempio la notizia che mi appresto a raccontarvi, la notizia che mi appresto a fornirvi, una notizia che ha dell'incredibile. Qualche giorno fa di tempo, infatti, vi ricordo che c'è stato questo presunto stupro ai danni di due turiste americane che soggiornavano in Italia, in particolare nel capoluogo toscano, Firenze, dove ci sarebbero stati due carabinieri che avrebbero abusato di queste due fanciulle. E così, tra il dire e il fare, tra il serio e il faceto, è arrivata anche una graziosa foto che è arrivata proprio su Facebook, il social di Mark Zuckerberg. In questa foto si vedono appunto due ragazze che hanno praticamente il décolleté quasi scoperto per intero, anche se hanno ovviamente i seni coperti, i capezzoli sono coperti, ma i loro décolleté sono praticamente quasi del tutto svestiti, e una, quella vestita di nero, dà una sostanza alcolica all'altra, nel senso che l'altra sta con la bocca aperta. Sta lì, riceve quel liquido che immagino con ogni probabilità essere per l'appunto un alcolico o un superalcolico, e per l'appunto si fa, per così dire, imboccare da quell'altra cara amichetta. E così, in barba a qualsiasi rassicurazione, qualcuno ha spacciato questa foto per vera e ha fatto credere a tutti che le due ragazze che si vedono in foto sarebbero le due turiste americane stuprate, cioè che avrebbero subito uno stupro. In realtà non è così. Infatti, la foto, da come si legge nel web e su internet, sarebbe una foto falsa, non vera. Non sarebbero le due ragazze stuprate a Firenze, le due turiste americane, quelle che si vedono per l'appunto nella foto in questione. E oltre a questa a queste due ragazze che si vedono, sotto c'è anche una scritta molto lunga che recita le seguenti parole: queste sono le due turiste americane che hanno accusato due dei nostri bravi ragazzi in divisa di un crimine orrendo come lo stupro. Grazie Boldrini. Queste sarebbero le parole scritte sotto, pensate alla foto. È la, chiamiamola, didascalia. Ripeto, questa foto non è vera, da come si legge nel web, non sono io a dirlo, ma c'è tanto di articolo che vi invito ad andare a visitare. Basta che cercate per l'appunto foto turiste americane e troverete appunto questa foto. Non sono le turiste americane, ripeto nuovamente. Grazie a tutti per l'ascolto, grazie a tutti per la gentile visione del presente video. Iscrivetevi, mi raccomando, commentate. Dunque, oltre al danno, anche la beffa. Questo è quanto, saluti comodi e a presto da parte mia.